Baretta. Allora, il bilancio è con i vasi comunicanti, no? Cioè, una volta che si è deciso qual è il livello di entrate, queste cominciano a scendere, no? Nei diversi rivoli, e tutta la volta che si allarga un rivolo se ne stringe un altro. Cioè, questo è il punto di fondo. Quindi l'idea di un bilancio senza limiti non si dà in natura. Quindi lo sforzo collettivo è questo, no? Poi l'assessore al bilancio quadra i conti, non è che decide poco dove vanno collocate ed è bene che sia così. Cioè, lo decide come collega di giunta, ma non come assessore al bilancio, perché deve occuparsi. Beh, però dobbiamo sapere che ogni volta che si allarga un vaso, se ne restringe un altro ed è fondamentale. La prova ce l'abbiamo, non è un'osservazione politica, vorrei che essere non essere frainteso. Nell'operazione di bilancio che è toccato, la dico così evitiamo che sia interpretata politicamente, di fare al governo in carica lo scorso anno. Ha fatto una manovra in deficit perché il livello di domanda o anche di impegni legittimi, no, di carattere elettorale che aveva preso erano tali che ha dovuto costruire una manovra in deficit. Ma la questione di queste ore, in questi giorni, no, in questo momento, che il ministro Giorgetti, che io stimo molto, conosco, ho lavorato con lui, dice DEF asciutto, no, è un linguaggio, come dire, raffinatissimo, vuol dire che le condizioni finanziarie del bilancio sono tali che non sono in grado di o non rispetteranno le promesse, no? O saranno costretti, ma non si potrà fare un'altra manovra in deficit. Questo è il punto. Non è possibile farla due volte. Ecco, il tentativo che abbiamo fatto noi in questi anni è di evitare di trovarci in questa trappola, che però era già pronta, era già predisposta perché le condizioni di partenza erano tali che portavano a quel risultato, portavano all'idea. Un'amministrazione nuova, questo devo dire, devo dare atto al sindaco, no? Soprattutto, ma un'amministrazione nuova è tentata, no, immediatamente di fare delle operazioni che noi adesso cominciamo a fare, ma ci saremmo trovati in un'autotrappola che. Allora, questo è il punto di partenza, per cui io credo che dobbiamo averlo sempre presente. Dopodiché è vero che noi. Una parte dei nostri risultati sono derivati anche dal contributo che è venuto dalle finanze pubbliche statali. Io l'ho detto nella relazione, guai a non riconoscerlo. Soprattutto, ad esempio, per la riduzione del debito commerciale, più ancora che del disavanzo. Però non ce l'ha regalato nessuno il patto per Napoli, eh? Cioè, è stato il risultato di una doppia azione. Guardate, non, io. Non sono modesto, sono una persona normale, però quello che ho fatto io è utilizzare negozialmente il livello di credibilità che da voi era stato, voi Manfredi con la campagna elettorale, e Manfredi è qua e ne abbiamo parlato più volte, i mesi della costruzione del patto hanno scontato un problema col governo e con la politica centrale. Che abbiamo superato solo per il livello di credibilità che voi avevate, che voi, che il sindaco, perché la domanda era: ma ce la farete? Ce la farete? Perché le condizioni napoletane erano tali che il resto del paese e del governo e della politica nazionale riteneva impraticabile l'idea di farcela. Ma il presupposto del patto è esattamente questo, è la frase, permettetemi questa confidenza, sindaco, consentimi, che quando mi è stato chiesto a me, mi è stato detto Napoli è una questione nazionale. E se Napoli è una questione nazionale, vuol dire che c'è l'esigenza di un approccio che sia da parte del governo centrale, da parte del centrale, ma anche da parte dei napoletani, di vivere in questa direzione. Il rating che questo mese Fitch ci ha riconfermato BB+, con outlook positivo, non è un regalo, è il risultato di questa credibilità e vi assicuro che poiché stiamo per decidere di accedere ad un mutuo importante della BEI, avere un rating positivo certamente aiuta, no, a dire guardate che ci sono
riconoscimenti esterni che vanno in questa direzione. Questo è il punto. La seconda questione che voglio rilevare è, ovviamente le critiche sono assolutamente legittime e va bene così, quello che io chiederei soltanto anche nel sistema di critiche è che venisse riconosciuta la complessità della situazione, la complessità, che non significa che noi abbiamo fatto tutto giusto, uno mi può dire hai sbagliato e dovevi fare un'altra cosa, ma non negare la complessità della situazione napoletana, perché se noi neghiamo questa non siamo più in grado di... Vi faccio solo un paio di esempi rapidissimi. E qui c'è Maura. Noi ci siamo trovati all'improvviso con una constatazione che dovremmo affrontare ancora più avanti, che il PNRR, che fa fare le scuole, non risolve alcuni problemi collegati, perché mentre fai le scuole i ragazzi li devi spostare da un'altra parte, no? Che facciamo? Non li spostiamo? 4 milioni ci è costata questa operazione, no? Perché era giusto che quei ragazzi intanto avessero un altro luogo dove sviluppare la loro attività scolastica, e questo, no, pesa. Allora, la complessità delle scelte è quello che bisogna avere presente anche nelle critiche. Faccio un secondo esempio. Guardate, qualcuno di voi lo ha detto, sono piccolissime cose, ma io personalmente, ma credo tutti insieme, siamo orgogliosi non solo dei grandi risultati. Il finanziamento per la violenza di genere, il finanziamento per la prevenzione sanitaria, Enzo, quel poco che siamo riusciti a fare, il finanziamento per i giovani, il finanziamento per altre piccole voci, sono il segno di un percorso che non c'era e che questa giunta sta provando a fare in una direzione di civiltà, di civilizzazione. Gli esempi potrebbero essere molti, però non mi dilungo. Voglio fare una, diciamo, una riflessione, una precisazione sulla questione della tassa di soggiorno. Perché nella relazione è detto che è raccontato il fatto che il governo, la legge italiana consente di fare, nel caso del giubileo eventuale, ma non è nessuna decisione, noi non abbiamo preso nessuna decisione, valuteremo attentamente e in ogni caso qualsiasi decisione prenderemo, le faremo non solo col Consiglio Comunale ma anche con gli operatori del settore, e se ci fossero delle risorse aggiuntive vanno destinate in quest'ottica. Allora, l'osservazione che ha fatto la consigliera su come la Savastano, su come è composta la tassa di soggiorno, no? Diciamo, noi abbiamo trovato questa impostazione, è un'osservazione legittima quella che viene fatta, ma implica una riflessione tutta politica, non tecnica, nel senso che decidere una diversa distribuzione. Certo, io penso che adesso che cominciamo a vedere che il trend del turismo che ci aiuta e delle entrate della tassa di soggiorno, tanto più sul lavoro che il sindaco e Teresa stanno facendo sul recupero dell'evasione attraverso un rapporto anche con le associazioni, potremmo pensare ad una gestione di questa tassa di soggiorno anche un po' più ampia. Per esempio, non c'è dubbio che igiene e trasporti fanno parte di questo ragionamento, ma no, è che aiutano il turismo in maniera apparentemente indiretta. Quindi, però, tutto questo è questo, diciamo, faticoso percorso di costruzione di una via che ci porta verso quella che abbiamo cercato di definire la normalità. Allora, per concludere, noi, io come molti di voi della maggioranza di sicuro, per storia e cultura veniamo da un approccio che abbiamo combattuto i due tempi, nel senso l'idea che si possa risanare una situazione prima abbattendola e poi diciamo pensando all'espansione un altro momento. Noi abbiamo cercato di evitare i due tempi, no? Ci siamo mossi da un lato contenendo i costi e dall'altro costruendo prospettive espansive. Quello che con l'operazione
del finanziamento dell'intervento straordinario di quest'anno, insomma, no, con l'apporto della BEI e altro. Facciamo, è esattamente un passo in avanti notevole, quindi non è vero che non c'è una novità di bilancio quest'anno, c'è una vera novità, che è sul piano delle spese correnti è continuativa, cioè espandiamo per quanto possiamo, ma facciamo uno sforzo di allargamento con qualche rischio, perché noi stiamo mettendo in cantiere nuove rate per il mutuo, abbiamo fatto lo sforzo per abbassarle, mettiamo in conto di doverne pagare un po' di più nel prossimo anno. Questo è il gioco, no? Ma in questa ottica espansiva è chiaro che il risultato poi si allarga. Se come pensiamo, visti i trend, inizia a funzionare anche il recupero dell'evasione e la parte patrimonio riusciamo finalmente a farla diventare un percorso un po' più strutturato come abbiamo cominciato, allora è evidente che questa inversione di tendenza di cui abbiamo parlato si mette in moto. La seconda osservazione, poi concludo davvero, guardate, Napoli non è la stessa di 2 anni fa, non è la stessa di 2 anni fa, sicuramente non è peggiorata. E come io ho avuto modo di constatare, essendo come dire un trasfertista, no? Che l'opinione sul cambiamento di Napoli è molto presente, robusta e consolidata in tutti coloro che vengono ospiti, la vedono o la confrontano con altre città capitali o meno del nostro paese. Allora, però qui non si tratta di dire soltanto questo, perché uno può dire sì, ma io lo vedo di più, lo vedo di meno. È l'idea che non è più la stessa, non è più la stessa. Quindi anche il nostro approccio mentale, il nostro modo di guardarla, il nostro modo di viverla, il nostro modo di pensarla, il nostro modo di scegliere deve essere modificato. Il solo fatto che noi abbiamo avuto, vi ho dato prima i dati, 13 milioni di transiti nell'aeroporto, 12 milioni di transiti nell'aeroporto Capo di Chino, abbiamo avuto 5 milioni di pernottamenti, 5 milioni e mezzo di pernottamenti. Non era così 2 anni fa. Solo questo cambia lo scenario, cambia l'approccio. Posso dire una cosa? Mi prendo questa libertà. Noi 1 anno e mezzo fa, qui in questa sala, dico noi perché le responsabilità sono collettive, abbiamo votato una delibera nella quale abbiamo detto che non si possono, che non possiamo avere degli sponsor. Secondo voi è attuale oggi questa delibera in una città come Napoli che ha questa visione? Bisogna sempre stare attenti, bisogna avere dei parametri, bisogna essere, saper scegliere. Ma ecco, questo è il ragionamento, per cui mi permetto di dire, viviamola in questa ottica e cerchiamo di fare un percorso che ci porta nei prossimi 2 anni a risolvere il più grosso dei problemi, perché il vero problema, come ho detto nella relazione, è l'irreversibilità. Il mio problema, il nostro problema, il mio anche tecnico, lo sanno i colleghi, è quello di fare scelte strutturali che rendono irreversibile il processo anche di gestione della macchina comunale e quindi delle scelte. Io penso che ci sono le condizioni, questa è la vera novità di questo bilancio, che ci sono le condizioni perché questo elemento di novità davvero siamo in grado di portarcelo a casa.